Una serie di aperitivi per il Fuori Expo di Confagricoltura Lombardia. Sposiamo il mondo dell'agricoltura a quello dell'arte. Come mai questa scelta? Ma credo che sia una scelta più che naturale, che chi coltiva capolavori come noi stiamo facendo oggi, noi di Confagricoltura stiamo facendo oggi, lo possiamo assolutamente coniugare con quello che è il mondo dell'arte che produce quotidianamente capolavori. Lo facciamo in un posto meraviglioso, la Vigna di Leonardo, sposando l'ingegno e il genio di Leonardo e traslandolo su quello che è oggi il nostro fare imprenditoria, essere imprenditori e cercare tutti i giorni di produrre colazioni, pranzi e cene sicure, semplici e soprattutto sane per quelli che sono i nostri consumatori. Confagricoltura Lombardia oggi vuole rappresentare parte delle sue filiere, le vuole rappresentare al mondo del giornalismo, al mondo dei buyer e perché no unire tutto questo con l'arte e la cultura, visto che di capolavori di eccellenza stiamo parlando. Quindi diciamo una nuova immagine per l'agricoltura e l'obiettivo di Expo, l'obiettivo di questo tipo di appuntamenti qual è? L'obiettivo di questo tipo di appuntamenti è rappresentare al meglio quelle che non solo e soltanto sono le migliori tecnologie che noi oggi applichiamo in campo imprenditoriale all'agricoltura, ma rappresentare al meglio quello che potrà essere il dopo Expo e quella che potrà essere la commercializzazione dei nostri prodotti, delle nostre eccellenze lombarde per tutte quelle delegazioni che oggi stanno visitando Expo e domani dovranno ritornare nei loro paesi e quindi non trascinare quello che è il ricordo dei sapori o dei cibi assaggiati, bensì quella che è la nostra produzione che continua a essere in quanto tale e continuerà per i prossimi anni.